In principio era tutto in bianco e nero. Vedere a colori è una gioia per l'occhio, ma vedere in bianco e nero è una gioia per l'anima. Un profumo, una sensazione, piccoli momenti che riecheggiano nella mente dal sapore nostalgico e piacevole. Un attimo che nella realtà si esaurisce in un batter d'occhio, ma che percepisci dilatato, come fosse eterno. Proprio lì, in quel frammento così apparentemente normale, si ha l'esatta percezione di cosa sia la felicità. Si chiama nostalgia e serve a ricordarci che per fortuna siamo anche fragili, come foglie al vento aggrappate sul ramo. I nostri ricordi pendono sul vortice della melanconia, da cui rinasciamo in continue metamorfosi. Penso davvero che ogni uomo è un abisso e vengono le vertigini a guardarci dentro. Io le sento queste vertigini, come stretti tentacoli che divorano l'anima, ma non le ostacolo. Mi abbandono ad esse e mi affido al buio, nella consapevolezza della mia fragilità. Un ultimo gesto, forte, deciso, ti scuote dentro, mentre rimbalzi nel vuoto con l'anima frantumata. Nel vuoto non hai certezze, così come nel buio. Devi fidarti anche del buio per emergere e sondare l'inesplorato. Le nostre mani, tre generazioni legate insieme, appartenute ognuna a un'epoca diversa. Respiro ancora il fascino della saggezza e l'odore della nostalgia di quelle domeniche di tanti anni fa. Ma il tempo è inesorabile, non lo fermi. Non posso fermare né il buio né la luce, ma in questa grafite ho fermato ciò che per me resta eterno. Spirali che quasi ipnotizzano, danzano. Mi fermo a guardarli,
mi accorgo di ciò che resta fuori dalla visione delle cose. Resto ad osservarli, voglio inebriarmi del loro incanto, che mi restituisce il senso perduto della lentezza. In fondo, il mio disegnare necessita di un tempo lento e come un guscio porto sempre con me, anche nel buio. La sensibilità è una condanna, ma ti consente di cogliere migliaia di colori in un viaggio in bianco e nero. Ты же управляешь жизнью человеческой. Имейте в виду, что Христос существовал. А дьявола тоже нет? И дьявола? Ну нет никакого дьявола. Ну это же положительно интересно. Что это у вас? Чего не хочется? Ничего нет.